Stolder, come dicevi tu, Ettore, lui riusciva ad avere dei legami forti non solo col clan Stolder ma anche con i Casalesi, col clan di Acerra, di Forcella, perché lui si descriveva da solo un broker della Camorra. Lui sapeva investire e diceva: io non so fare con le prostitute o la droga, io so investire il denaro, fatemi fare quello e vedrete che non ve ne pentirete, diciamo, tradotto quello che raccontava lui in questa intercettazione del TAR. E infatti si fidavano di lui anche gli Schiavone, perché gli Schiavoni vennero visti dalla DDA a San Marino in Emilia Romagna, perché avevano preso contatto con Francesco Vallefuoco. Lui aveva capito non solo dove investire a San Marino, cioè in quale banca depositare i soldi a San Marino, ma era riuscito a entrare nella politica sanmarinese, cioè lui era riuscito a creare dei legami con politici importanti a San Marino, e da quel momento in poi era diventato diciamo il broker numero uno della Camorra in Riviera. E quando tu parlavi di cani sciolti è perché non c'era solo Vallefuoco come broker in Riviera, ma c'erano altri cani sciolti come lui, fratelli Luciano, Francesco Agostinelli, che era... Adesso ci arriviamo. Okay. E c'erano altre persone che sapevano fare affari per conto della criminalità organizzata. Però Francesco Vallefuoco effettivamente è un grande protagonista in negativo del nostro 50 libro. 50 dipendenti aveva. Aveva 50 dipendenti perché aveva aperto una società finanziaria con lo stesso nome sia a Rimini che a Napoli, a Firenze. San Marino, Napoli, e poi Napoli. I fratelli di Vallefuoco avevano investito in ristoranti, poi dopo ancora lì sono da verità da accertare sul riciclaggio di denaro di Vallefuoco nei ristoranti dei fratelli. Però in un'altra operazione della DDA di Bologna sono stati messi sigilli ad alcune società che riguardavano anche i fratelli di Vallefuoco, perché ritenevano che i soldi dell'usura e dell'estorsione di Vallefuoco poi andasse a confluire nei conti di quelle società lì. E lui aveva messo su queste finanziarie, che non erano delle finanziarie basta, cioè lui prestava i soldi a strozzo e chi non pagava buscava, quindi si andava, si prendeva e si picchiava. E non solo si picchiava in alcuni casi, si sequestrava, perché ci sono anche scene di questo tipo. Lui e altre persone che lavoravano per lui, e lui comunque aveva creato una propria banda, noi le abbiamo chiamate bande nel libro, non le abbiamo chiamate clan, proprio per il fatto che non erano proprio affiliati dei clan, al clan d'Acerra, di Forcella o di Casal di Principe. Erano dei service. Facevano i terzisti, secondo la Camorra. E loro, e grazie anche a questi personaggi, la Camorra si poteva garantire degli investimenti sicuri, perché erano anche bravi ad andare a riscuotere denaro. Ovviamente la bravura stava nel fatto, nella capacità intimidatoria del gruppo, e non solo, anche nelle violenze. È simpatica la storia, adesso vi racconto un aneddoto, come è scappato fuori il cognome Vallefuoco a San Marino, sul Monte del Titano. Questo qui è indicativo di come certe volte le cose scappano fuori, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi, scappano fuori da particolari che Vallefuoco probabilmente non ci avrebbe mai pensato. Un giorno scappa fuori un titolo a caratteri cubitali sui giornali di San Marino: a San Marino c'è il pane della Camorra. Cosa era successo? Che i fratelli di Francesco Vallefuoco gestivano un panificio e erano riusciti a prendere l'appalto di quasi tutta la fornitura di quasi tutte le scuole di San Marino del pane, e facevano dei prezzi molto più bassi degli altri. Però questo pane faceva schifo, allora i genitori, le mamme, i papà di San Marino hanno cominciato a protestare che questo pane che davano ai bambini era cattivo, e le scuole dicevano: ma costa di meno. Allora sono andati a fondo e hanno visto che costava di meno perché lo facevano al risparmio, lo facevano male, e poi andando ancora più a fondo hanno visto che questo pane era fatto dai fratelli di Vallefuoco, e Vallefuoco era vicino alla Camorra. Così, grazie a questo pane della Camorra, scoppiò lo scandalo a San Marino, e San Marino si svegliò con la Camorra in casa grazie al pane. Questo è un episodio che mi ha sempre colpito, perché probabilmente Vallefuoco non pensava che proprio grazie al pane, per colpa del pane, sarebbe stato, tra virgolette, scoperto dai mass media. Lui pensava, con tutte le estorsioni eccetera, non pensava, il pane per lui era una cosa laterale.
E a questo punto il secondo protagonista negativo della storia di oggi, che ci tocca da vicino perché il personaggio è stato per anni residente a Fano, la moglie insegna come maestra in una scuola alla Poderino, la figlia fa il Nolfi, eccetera, quindi persona radicata a Fano, conosciuta a Fano, che è andato a scuola a Fano, e alcuni di Fano se lo ricordano, io andavo a scuola con lui, è successo, ti ricordi quando siamo andati al Biburg, si è alzato quel ragazzo e dice, ma questo qui andava a scuola con me, non mi sembrava che fosse... Ecco, questo personaggio lo facciamo introdurre da Lucilla, che leggerà questo pezzo perché fa molta impressione come si presenta questo personaggio nel libro. La banda di Pesaro Casal di Principe. Il 15 ottobre del 2010, al terzo piano dell'edificio in marmo bianco in stile rinascimentale della Fincapital, una finanziaria di San Marino, Michel Burgagni sta discutendo la restituzione di un prestito di 108.000 euro. Burgagni è il piccolo imprenditore di San Marino, quello che si sentiva una pallina da ping pong. Da quasi un anno, secondo i magistrati, i fratelli Luciano e gli uomini di Valle Fuoco cercano di tirargli fuori i soldi dalle tasche. Anche il suo interlocutore gli sta chiedendo soldi, ma almeno è vestito bene e non parla con accento campano. La conversazione avviene in un palazzo con il pavimento di legno lucido e non in un parcheggio dove Burgagni sarebbe stato invece in balia dei ceffoni di Giovannone. Il suo interlocutore, dall'altro lato del tavolo in mogano scuro, sembra una persona civile. È ben vestito, sorridente e sicuro di sé. L'uomo si chiama Francesco Agostinelli e tramite una conoscenza comune ha invitato con ogni garbo Michel Burgagni a discutere della restituzione di un prestito. Burgagni sa che la Fincapital, la finanziaria dentro la cui sede in marmo bianco si trovano, appartiene a uno dei più celebri notai e immobiliaristi di tutto il Titano, Livio Bacciocchi. Quindi chi è questo Agostinelli e a che titolo parla? La risposta di Agostinelli è affidata a un paio di documenti che provano che ha ricevuto due versamenti da 5 milioni su un suo conto, aperto presso una filiale del Credit Mutuel. A Burgagni sembra bastare, ma non capisce bene perché Agostinelli mostri proprio a lui quelle carte. Ma capisce che un uomo con i soldi e in certi ambienti conta questo e poco altro. Dopo le presentazioni il discorso entra nel vivo. Con la massima cortesia Agostinelli chiede a Burgagni la restituzione del prestito entro un anno e il versamento di un piccolo acconto subito. Mentre parla scrive qualcosa su un foglio, Burgagni acconsente anche se dice che ci vorrà qualche giorno per mettere insieme i soldi per l'acconto. Agostinelli non sembra avere ascoltato, gira il foglio verso Burgagni, c'è scritto: ti uccido se non mi ridai i soldi, aggiunge a voce sorridente. Questo Agostinelli è il protagonista di queste pagine, perché il 10 aprile del 2013 fa scalpore sui giornali di Fano che era stata arrestata la banda di Agostinelli. Praticamente c'era Agostinelli, la moglie, un agente di assicurazioni di Fossombrone e il gestore di una casa d'arte. Che qui è fotografato, Roberto Gianmattei. Quindi sono in quattro che sarebbero questa banda vicino ai casalesi. Però quello che non è chiaro, quello che l'interrogativo di fondo è che
Roberto Costinelli, Francesco Costinelli, fondamentalmente in tutto il libro, perché lui viene citato praticamente quasi in ogni capitolo, esce fuori che fondamentalmente è un cialtrone e un millantatore. Quindi da capire fino a che punto era un millantatore, fino a che punto era un cialtrone e invece da che punto in poi i contatti che lui millanta con i casalesi, lui si definisce uomo dei casalesi, sono veri. Questo anche perché, come giustamente metti in rilievo tu, mette in rilievo voi, l'acme di Agostinelli è quando lui dagli arresti domiciliari manda un fax alla BCS, Banca di Credito San Marinese, facendo un'offerta di 23 milioni di euro, quando precedentemente ce n'era stata un'altra di 21 milioni. E lui dice che ha i soldi, ha i 23 milioni, tutti in contanti, e però questa offerta la fa tramite fax e la fa da Fano, dalla casa del suocero, perché si ritrova agli arresti domiciliari. E siccome il giorno che vengono aperte le buste, la sua offerta non viene neanche presa in considerazione, comincia a riempire di mail tutti i giornali, gli studi professionali, addirittura contatta anche Roberto Gallullo del Sole 24 Ore, che lo va a intervistare. Roberto Gallullo intitola il Cavaliere Bianconero, dice intervista al Cavaliere Bianconero. E si meraviglia che in una banca di San Marino non abbiano preso in considerazione un'offerta fatta via fax da un personaggio agli arresti domiciliari. Si meraviglia, io non capisco come far meravigliarsi, perché sarebbe stato strano il contrario. La considerazione di fondo è che c'è il rischio che i 23 milioni ci fossero veramente. Non erano chiaramente gli Agostinelli, che era al verde, non aveva, era un fallito che doveva dare soldi. Ma questi soldi potevano venire benissimo dalla Camorra, e la Camorra, tramite questa offerta fatta in maniera maldestra tramite fax, è andata molto molto vicino ad acquisire una banca. Quindi non c'era più bisogno di avere il controllo del singolo direttore, perché se la Camorra riesce ad avere la proprietà di una banca, lì ormai, lì a quel punto i giochi sono fatti, il riciclaggio diventa proprio in casa, l'oggetto sociale, della banca. Sì, l'oggetto sociale. Agostinelli era un imprenditore con fallimenti alle spalle che probabilmente è entrato in un giro giusto, tra virgolette, cioè quello di personaggi legati ai casalesi, perché effettivamente, cioè lui, come diceva Romagna, fa molto lo sborone, no? Lo si sente quando lo intercettano, quando parla con le persone, quando racconta chi conosce, quale attività fa, il fatto che lui spesso si rechi a Napoli, cioè tutte queste cose effettivamente ci sono anche confermati i rapporti probabilmente con la famiglia Schiavone, ma non si capisce fino a che punto lui possa contare per gli Schiavone. Di sicuro per riuscire ad avere quei contatti lì e avere comunque la capacità di inserirsi in quegli ambienti lì, un po' di indole criminale bisogna averla, perché sennò probabilmente non ce la faresti. Però Agostinelli, in tutta questa storia che abbiamo raccontato, viene fuori spesso come personaggio antagonista, a volte anche di quel Francesco, come lui omonimo, Vallefuoco. E tra l'altro l'anno scorso io ho seguito il processo Vulcano, che è l'inchiesta che li ha coinvolti, io come parte civile per l'Associazione Nazionale Antiracket, e ho visto per la prima volta in gabbia Agostinelli e Vallefuoco insieme. Anzi, tutti i personaggi del libro, devo dire, che li ho visti nel processo Vulcano 1 quest'anno, e ho visto anche Giovannone, è un altro di cui parlo nel libro, che però è un picchiatore, diciamo, chiamiamolo così, uno nella scala gerarchica, è uno di quelli che viene dopo Agostinelli e Vallefuoco. Comunque Agostinelli è uno spregiudicato, viene fuori così dalle carte, e fa effetto perché l'abbiamo chiamata Banda di Pesaro Casal di Principe proprio per le origini di Agostinelli e per il fatto che con Agostinelli ci fossero uomini affiliati sia alla mafia che alla Camorra, che erano in riviera non so da quanto tempo, ma che erano sicuramente da tanti anni in pianta stabile, perché dovevano investire non so quali soldi per conto di chi. Però effettivamente i legami familiari delle persone che accompagnavano Agostinelli sono provati,
dalla magistratura, quindi che lui si accompagnasse con personaggi quantomeno in odore di mafia, o comunque in alcuni casi anche affiliati alla mafia, questo è accertato. Ora, non si capisce il salto di qualità dall'impresa edile che aveva all'impresa la Magnolia, sì, la Magnolia era esatto. Tra l'altro la Magnolia mi pare che doveva inaugurare non so quale centro, penso commerciale, non vorrei sbagliare, però aveva Agostinelli proprio aveva pubblicizzato un grande evento con personaggi famosi. Dalle, cioè, ne parla già. Sì, con Lucio Dalla si dovevano fare un evento per la Magnolia. Esatto. Era la Magnolia di Agostinelli. Sì, sì. Non si capisce che come fa questo salto da quell'impresa all'impresa quella diciamo propriamente criminale di cui abbiamo parlato. Però significa che di questo uomo, che alla fine da una parte per noi poteva essere anche un cialtrone, anche la mafia avesse bisogno, cioè magari poi si scopre che avevano bisogno anche di qualcuno da bruciare, perché mai? Perché poi alla fine tutte queste persone di cui parliamo le prendono, cioè sono persone che al telefono parlano di armi, di droga e di estorsioni, quindi non è che sono neanche tanto furbi, quindi non sono arrivati, sono degli arrivati in quel settore lì. E quindi c'è tutta questa vicenda che riguarda Agostinelli, lo scontro tra la banda di Agostinelli ed altre bande presenti sul territorio sempre per il controllo del territorio, quindi delle vittime, misure di estorsione, perché Agostinelli in fondo nelle vicende che lo riguardano non si limita solo a investire ma anche a chiedere denaro e a estorcere denaro ad un imprenditore in difficoltà. In questo caso era Michel Burgagni. Tra l'altro quella vicenda ormai è confermata, lo stesso Michel Burgagni ha testimoniato in tribunale a Rimini lo scorso anno e ha raccontato proprio il famoso bigliettino "io ti uccido se non mi dai soldi", testuale, sì. La scena all'interno di Fincapital era una finanziaria gestita da un avvocato notaio di San Marino, Livio Bacciocchi, ne l'ha letto prima. Questa scena è stata raccontata di nuovo al testimone, quindi una scena ormai che è stata acquisita agli atti, e quindi Agostinelli era molto sbruffone, Agostinelli sapeva anche di poter contare su determinate amicizie. E quindi è riuscito, come dicevi, come raccontavi prima, è riuscito addirittura ad avere la spavalderia di mandare un fax dagli arresti domiciliari a una banca per proporre di acquistarlo. E quando noi infatti diciamo 23 milioni di euro, di chi erano questi soldi? Non potevano essere di Agostinelli, perché era un imprenditore ormai fallito. E quindi molto probabilmente questi 23 milioni di euro, se li aveva davvero, e questo ancora probabilmente deve essere accertato, non potevano altro che essere di legati alla criminalità organizzata. E quindi, come dicevi sempre tu Ettore, la forza di una mafia che si può comprare una banca diventa ancora più, cioè una mafia diventa ancora più potente, più forte, perché non deve più corrompere nessuno a quel punto, essendo padrone di una banca vera e propria. Poi in un paradiso fiscale come era San Marino negli anni in cui Agostinelli fece la proposta, diciamo avrebbe sicuramente fatto un investimento per tutta la vita. Vi racconto il secondo aneddoto che mi coinvolge personalmente, non che io sia stato coinvolto in storie di mafia, ma adesso sentirete cosa mi è successo di poco simpatico. Il 10 aprile del 2013, proprio il giorno in cui escono quei giornali e la sera prima la notizia era stata data al TG3, Vivere Fano pubblica la notizia. Io quel giorno organizzavo un incontro col Nolfi, c'era un'assemblea generale del Nolfi, 600 ragazzi nell'aula magna del liceo scientifico, tutti quanti ad ascoltare, comincia l'incontro, c'era un giornalista di Marsala, Giacomo Di Girolamo, e io dico: ragazzi, guardate che la mafia di cui oggi parleremo non è la mafia di 20 anni fa, quella che ammazzava Paolo Borsellino, oggi la mafia è tutt'altra cosa, infatti a conferma che la mafia vi interessa da vicino, vi leggo questa notizia perché riguarda Fano, Vivere Fano, e leggo: riciclo di denaro sporco e spaccio nelle mani dei casalesi, carabinieri arrestano 4 fanesi, arresti eccellenti a Fano nell'ambito dell'operazione Titano, atta a scovare un giro illecito di denaro sporco in mano al noto clan dei casalesi,
I carabinieri di Caserta hanno infatti arrestato ben 24 affiliati al clan che agivano indisturbati tra la Campania, l'Emilia Romagna e le Marche.